Salve a tutti popolo di InSport e benvenuti su questa nuova rubrica di cui non so il nome, molto, siamo arrivati alla fine, manca questo, è un altro integratore, quindi molto probabilmente non avrà un nome questa rubrica, dedicata agli integratori. Ripeto quello che ho detto anche negli altri video, mi sto stancando a ripeterlo però raga, io non sono un nutrizionista, biologo, nutrizionista, dietista o dietologo, quindi sull'integrazione sportiva posso dire ben poco. Sono laureato in scienze motorie LM68, quindi scienze dello sport ad Urbino, all'università Carlo Bo, e ho fatto esami di nutrizione sportiva, biochimica della nutrizione sportiva, biochimica e basta, tossicologia del doping, farmacologia, le ho fatte queste cose, ma non ho la licenza per parlare, dare consigli su quello che dovete assumere, dosi e quant'altro. Quello che avete visto fino adesso sono cose che io ho assunto e che uso quotidianamente in base alla mia esperienza sportiva, in base a quello che faccio io. Football americano, 3 volte a settimana per 2 ore, 2 ore e mezza alla volta, e palestra pesistica, powerlifting con influenza appunto del bodybuilding, quindi sfrutto esercizi con diverse intensità e quant'altro, vabbè, ma sono 8 allenamenti a settimana da 2 ore, 2 ore e mezza l'uno, quindi sono dalle 16 alle 20 ore a settimana di allenamento, ok? Con una dieta ben precisa, anche se sono cicciotto, ma poi lo spiegheremo in un altro video perché sono così, e quindi è questo qua. Andando avanti nel video ed evitando questa premessa che devo ripeterla solo una volta perché questi video sono ripetuti, sono fatti di fila, quindi ripeto un'altra volta per l'integratore che sta dietro di voi, oggi parleremo di un integratore particolare, molto interessante, sono due, gli ultimi due me li sono tenuti alla fine, ed è questo, si chiama NutriPump ed è la PlusWatt. Lo trovate anche questo su Yapstor, io con Yapstor, con Yamamoto, con la PlusWatt, con la Nemed, con tutto quello che avete visto, con la Prozis, non ho codici sconto, se no l'avrei già messi in descrizione, non siamo affiliati, ma trovo, quello che prendo io trovo che sia buono, perché su di me ha dei buoni risultati, e vi invito a provare se volete, perché hanno un'ottima qualità prezzo. Se vedete la scritta questa qua, perché era in un ordine grosso e me l'hanno segnata appunto con la scritta russo, cioè il mio cognome. Questo è un integratore che ha un po' di tutto, non è proprio un gainer, ma ci si avvicina. Ha proteine che sono per 100 grammi 19, quindi non è molto proteico. E poi c'ha praticamente carboidrati, fenilalanina, arginina, vitamina, tiamina, diversi tipi di vitamine, e poi c'ha anche degli zuccheri. I carboidrati sono particolarmente elevati, sono 63 grammi di carboidrati, di cui 1,7 di zuccheri, quindi è assolutamente ottimo come prodotto, ed è un integratore che viene preso, un gainer, vedete com'è, è al cioccolato questo, con la fenilalanina e tutto quanto, è un gainer che viene preso prima dell'allenamento. Voi dite, non è pesante questo gainer prima dell'allenamento? Se lo prendete 20 minuti prima di allenarvi, vomitate. Però se lo prendete, perché c'è scritto anche qua in descrizione, assumere 9 scoop, che sono circa 100 grammi alla fine dei conti, se lo dovete assumerlo dalle 90 ai 120 minuti, quindi 1 ora e mezza, 2 ore prima dell'allenamento. È buono perché se vi trovate fuori casa, non potete assumere carboidrati e quant'altro, se siete in un periodo di massa o per diversi motivi, poi insomma comunque anche amminoacidi della chioa quality, mica pizza e fichi, è ottimo perché dà energia, faccio vedere, dà energia, ha una buona fonte proteica anche se non è eccessiva, ed è comodo, si scioglie bene, ha un ottimo sapore, quindi anche gradevole. E poi vi ripeto, se siete per esempio all'università
avete l'allenamento alle 7 di sera, però non potevate portarvi, che ne so, il petto di pollo, il riso e quant'altro, questo qua bevuto per le 5 e mezza, quindi appunto un'ora e mezza, due ore prima dell'allenamento, posso dire che non vi fa allenare assolutamente a stomaco vuoto, vi dà un po' di energia e vi sostiene durante l'allenamento. Un ottimo prodotto davvero che vi posso consigliare, gusto biscotto, scusatemi, non cioccolato, gusto biscotto, che vi posso consigliare l'assunzione. Poi comunque della Più Watt, che è una garanzia, e poi vedete qua le diverse dicitura, quindi aminoacidi Kiowa Quality Premium e OptiPep, che serve praticamente la qualità delle proteine che viene insita dentro. Ragazzi, io spero che questi video vi stiano piacendo, vi invito a lasciare un like e a commentare sotto nei video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e condividere, comunque attivare anche la campanellina. Se volete delle informazioni un po' più dirette, ecco qua, lo posso qua, delle informazioni un po' più dirette, un po' più dettagliate, ecco, vi invito a scriverci sulla nostra, a seguirci anzitutto sui profili social Instagram e Facebook, e a scriverci appunto in privato, in direct, per avere appunto dei chiarimenti riguardo a questi video o comunque a quello che è l'attività fisica. Boh, questo video finisce qua, ragazzi, io vi lascio un buon allenamento da InSport, ciao!